Il fuoco che distrusse la città di Troia, cancellandola dalla geografia e collocandola nel cuore dei poeti, è divampato con vigore naturalistico ieri sera sui ruderi di Gibellina per la prima delle Troiane nell'ambito delle Orestia di 88. La tragedia, una delle più belle e più sconsolate di Euripide, scritta nel 417 a.C., è stata recitata in greco classico da un coro di 34 attrici italiane, francesi, belghe e tedesche. Hanno portato in scena le sventure delle donne troiane, assegnate come preda ai greci vincitori, con una forza fisica che rappresentava il dolore, non lo simulava soltanto. L'impronta naturalistica pervase ogni azione, ogni gesto, caricandolo di significati simbolici che rimandavano ad una Sicilia arcaica e contadina coperta dalla polvere dei secoli. La polvere che si levava dalla scena, modulata a semicerchio come le gradinate di un teatro antico, immagine speculare delle gradinate su cui stavano seduti gli spettatori, si spandeva nell'aria. Impalpabile cipria chiara si depositava sui corpi degli interpreti e sui loro volti, trasfigurandoli in maschere tragiche. Tutte le infelicità si assomigliano e la disperazione è uguale per ogni uomo. Così non è stato difficile, andando oltre l'incomprensibilità della lingua, identificarsi nel dramma di Ecuba, la moglie di Priamo, regina di Troia, distrutta davanti ai suoi occhi con tutta la sua stirpe, nella sciagura di Andromaca, che ricorda la morte di Ettore e non può impedire l'uccisione del figlio Astianatte, gettato giù dalle mura della città espugnata per togliere a Troia ogni speranza di discendenza. E poi Elena, accusata di essere la causa di tutti i mali, Cassandra e tutte le altre donne che hanno visto morire i mariti e i figli ed ora verranno condotte altrove per iniziare una nuova vita. La tragedia Le Troiane, proposta a Gibellina, ha avuto una colonna sonora essenziale priva di fronzoli. Suoni naturali che percorrevano lo spazio a 360 gradi, avvolgendo il pubblico in maniera circolare, e poi i cori hanno assolto ad un compito impossibile, quello di dare l'impressione di essere stati tramandati per tradizione orale dai tempi della tragedia greca. L'elaborazione delle musiche è stata curata da Giovanna Marini, compositrice tra le più apprezzate in Europa, profonda conoscitrice della musica popolare italiana, a cui ha fatto ricorso anche qui, come nel canto funebre finale ripreso dal Gloria di Montedoro, un paese siciliano nei pressi di Caltanissetta. Una doverosa citazione per le 34 attrici che hanno preparato collettivamente la loro recitazione e vanno apprezzate tutte insieme come un blocco unitario, perfettamente amalgamato dall'abile e intensa regia del giovane belga Thierry Salmon. Salmon ha preparato l'allestimento delle Troiane con un lavoro itinerante durato quasi un anno che ha dato frutti altissimi. Le scene erano dello scultore Nunzio, che ha anche collocato tre imponenti stele marmoree all'ingresso del teatro. Le luci a gas erano di Enrico Bagnoli. Le Troiane verrà replicata sui ruderi di Gibellina da stasera per tutta la settimana, fino a sabato prossimo 10 settembre, con inizio alle ore 21, alla durata di quasi due ore.